Ciao e benvenuta al sesto video di domande e risposte. Tutti i video precedenti li trovi nella playlist, è proprio una serie, ho creato una serie di video che si chiama domande, cuoricino, risposte e lì trovi tutto. Nel box poi sotto trovi le singole domande a cui ho risposto. Anche oggi risponderò a tante delle vostre domande sempre super importanti e molto interessanti. Quindi iniziamo subito. Se non sei iscritto al canale YouTube, fallo subito. La prima domanda a cui andremo a rispondere è l'importanza di porre la domanda nei tarocchi. Questa domanda me la fa Angela, perché spesso, non so se lo sai, ma noi abbiamo un gruppo privato su Facebook che è la Tarot Academy, in cui vi esercitate, io vi supervisiono, con i metodi di lettura dei tarocchi che trovate anche qua su YouTube. E poi lì settimanalmente ve ne faccio fare uno e voi tutte lo rifate nei commenti, postate le vostre stese in un determinato modo. Molto spesso però anche chi non ha, diciamo, fatto il mio metodo, ma magari ha fatto una stesura per se stesso, poi la posta nel gruppo per avere anche il parere delle altre, così ci si confronta e si cresce insieme. Appunto, la Tarot Academy è una scuola. Molto spesso però capita che non si ponga la domanda e quindi poi magari la stesa, quindi il metodo, non è chiaro. Perché? Allora, porre la domanda è fondamentale. Chi ha seguito con me la Tarot Academy, ossia appunto l'Accademia, le lezioni dell'Accademia di Tarocchi, sa quanto io ci tenga al fatto che voi poniate la domanda. Vi parlo anche, nel momento in cui diventate pratiche, del chiacchierare con i tarocchi, quindi del parlare con le carte senza porre una domanda, ma c'è sempre il rischio, perché se non siete molto pratiche e non avete quella, come dire, voce interiore chiara che vi risponde, poi iniziate a confondervi e anche chi vorrebbe darvi una mano non ci riesce, perché chiaramente è completamente differente se una carta, la prima carta mi indica per esempio il punto di forza, è molto differente da se mi indica il passato. Quindi la stessa carta può avere significati profondamente diversi e questo è estremamente importante ai fini del comprendere una lettura. Quindi il mio consiglio è quello di porre sempre una domanda, a meno che non vi stiate facendo una chiacchierata con i tarocchi, ma in questo secondo caso, uno, dovete essere molto 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 pratiche, due, è a quel punto chiedere parere agli altri diventa difficile, perché chiaramente non sanno la chiacchierata tra voi e i tarocchi. Quindi cercate sempre invece di decidere un metodo, di dire questo, potete trovarne tantissimi, vi metto sotto la playlist dei metodi di lettura, quindi trovate tantissimi, vi dice devo trovare un lavoro, uso questo metodo, così questa carta è il punto di forza, questa carta è l'ostacolo, questa carta è il risultato, ok? Così è tutto più facile. Seconda domanda ce la pone Giulia e riguarda i metodi di lettura e dice: vedo che per i tarocchi ce ne sono tantissimi, per gli oracoli esistono vari modi, varie tipologie di stesura? Allora Giulia, sì, certo, innanzitutto se guardi nella stessa playlist della domanda di prima, quindi la trovi sotto nel box, io dico sempre che determinate stese si possono fare sia con i tarocchi che con gli oracoli, quindi assolutamente. Anche lì è ovvio che alcune sono un po' diverse, ma perché un oracolo, gli oracoli e i tarocchi sono differenti, e la differenza tra oracoli e tarocchi la trovi nel domande e risposte numero 5. E quindi non tutti i metodi si prestano ad entrambi, ma la maggior parte secondo me sì, perché nel momento in cui tu sei bravo con l'oracolo, quindi sai leggere più carte, perché molto spesso dell'oracolo si prende ad esempio una sola carta, no? Però se invece siete pratici, allora va benissimo disporle in modo tale da ricevere le risposte così come le stesse stese che si usano per i tarocchi. Poi chiaramente varia un po' di stesa in stesa, comunque se guardi nella playlist, io sotto nel box informazioni scrivo sempre se si può fare anche con altri mazzi e anche con i tarocchi. Allora, poi l'altra domanda, Valentina ci scrive: ho un grande dubbio, molto spesso lei lancia il desiderio,
ha imparato a farlo grazie al mio ebook Desideri che si realizzano e anche al videocorso Imparare a esprimere desideri che si realizzano, sotto ti metto i link di tutto, e dice però nel momento in cui si sta per realizzare ho paura che si avveri, quindi che mi sto montando la testa e che poi quando ciò accada mi arrivi a una mazzata e quindi non so bene come comportarmi. Allora, la paura della realizzazione del desiderio è, ce l'abbiamo tutti, bisogna gestire perché diventa un grosso limite alla realizzazione. Quindi tu parti sempre da quello che è il tuo desiderio, no? E anche nel momento in cui senti che si sta realizzando, rivolgiti all'universo e di appunto: caro desiderio, desidero ardentemente che questa cosa si realizzi, sono pronta a riceverlo, e inizia appunto proprio a respirare, inizia a far tuo il desiderio, inizia a visualizzarti con il desiderio realizzato. All'inizio potrà essere scomodo, potrà essere difficile, potrai spaventarti, però va bene, è meglio che tu le conosca in questo stato pseudo meditativo di visualizzazione le emozioni che vai a provare, piuttosto che blocchi la realizzazione. Quindi nel momento in cui senti che si inizia a realizzare, inizia a prevedere cosa succederà, quindi inizia proprio da tu che ricevi il desiderio nel piano materiale. Che cosa provo? Che cosa potrei migliorare? Magari ti spaventi, magari hai una reazione istintiva, no? Lascia un po' che la mente vaghi, magari la mente reagisce in un modo e quindi dici no, forse sarebbe meglio mettermi in uno stato di ricezione, quindi magari anziché avere una reazione magari dici grazie e ti abitui a ricevere il tuo desiderio, no? Questo è fondamentale. E poi a iniziare a conviverci. Se per esempio è una casa nuova, puoi immaginare di fare anche il trasloco, puoi immaginare il momento in cui ricevi le chiavi, puoi immaginare il momento in cui entri, puoi immaginare il momento in cui porti le cose, puoi, e continuare finché non vai in qualcosa di comfort, no? Quindi magari fino a che ti faccio conto, magari non inviti tua sorella a cena e quindi ti senti calma e rilassata, o magari ti ci trasferisci con il tuo fidanzato. Ugualmente il lavoro, inizia a immaginarti il primo giorno del nuovo lavoro. Se è troppo forte, parti da come andrai vestita, che magari è più tranquillo. Parti dal libro che ti porti se vai con i mezzi pubblici sull'autobus, per esempio. Quindi abituatici. Se hai paura della mazzata, attenzione, perché poi c'è la profezia che si autoavvera e quindi poi rischi di chiamartela, quindi non lo fare. Fai quest'altra tecnica, è molto più potente e coerente e armonica con la realizzazione dei desideri. Te ne parlo sia un po' nel corso Per esprimere desideri che nell'ebook Desideri che si realizzano, sotto ti metto tutto. Poi scrive Lorena e dice: ciao Alianta, sempre per quello che riguarda il karma, se io mi accorgo che una persona si fa passare per quello che non è, ma ha molto seguito e quindi si fa passare per maestro o roba simile, qual è il comportamento più giusto da tenere? Parlare o lasciare che le cose seguano il proprio corso? Allora, questa è una domanda molto difficile, perché non c'è solo il suo karma, c'è anche il tuo karma, nel senso che ciascuno di noi, quando lavoriamo con il nostro karma, noi sappiamo tante cose di noi, sappiamo quando era il nostro ego a parlare, quando invece è la nostra parte saggia, quindi sappiamo che magari ci sono, se prima magari andavamo tipo giustiziari a dire guarda che quella persona è un impostore eccetera, sappiamo cosa è successo, cosa abbiamo lavorato e cosa abbiamo appreso, quindi sappiamo se è nostro, all'interno del nostro karma, andare a smascherare, diciamo così, i millantatori, o se è il nostro karma quello di accettare che ciascuno faccia le proprie scelte anche se noi non le reputiamo giuste. Questo perché? Perché coerentemente con tutte le leggi universali, in primis la legge di attrazione, le persone sono attratte dalle persone a loro simili e quindi le persone che seguono lo pseudo guru di torno probabilmente ne hanno bisogno, quindi non è detto che stia a noi andargli a dire che sbagliano, o forse sì. Questo più che da, diciamo, loro karma, tipo dire loro stanno facendo una cosa sbagliata, verranno meno puniti dal karma, è il nostro karma cosa dice. Cosa dice il mio karma? È mio compito andare a dire a quella persona guarda che ti stai sbagliando, oppure è il mio compito avere la forza di lasciare che quella persona faccia le sue
esperienze, le sue esperienze anche sbagliate e magari prenda una delusione? Secondo me è più questa la domanda che ci dobbiamo porre e il mio poi consiglio è sempre quello di sospendere il giudizio, perché comunque non fa bene al nostro karma, quindi lasciare che diciamo le cose facciano il loro corso, sempre dando un'occhiata a quello che è il nostro karma. Quindi se io magari prima di fronte alle ingiustizie tacevo, adesso le vedo, magari è giunto per me il momento di dirlo e quindi far presente la mia in modo assertivo, quindi con fermezza e gentilezza, dicendo guarda che secondo me, se invece il mio karma mi ha insegnato, le mie esperienze mi hanno insegnato che io devo lasciare che gli altri agiscano anche quando sbagliano, allora devo imparare a fare un passo indietro. Spero insomma di averti risposto, questa era un domandone sempre difficile. Valentina. Ah, Valentina fa questa domanda bellissima. Come mai per le anime che fanno un percorso di evoluzione trovare qualcuno con le quali stare vicino e stare insieme risulta molto difficile? Faccio questa domanda non solo per me, ma per molte persone che sono sul mio stesso cammino di amore e consapevolezza e faticano a trovare l'amore terreno, come se fossero destinate a stare sole perché troppo forti energeticamente e troppo sensibili. Allora, questa domanda è bellissima e assolutamente vera, nel senso che perché è difficile? Qui le leggi tornano sempre in nostro soccorso. Noi, se noi facciamo un certo tipo di cammino, noi iniziamo a vibrare in un certo modo e quindi anche persone a livello di amicizia, addirittura di famiglia e tanto più a livello d'amore, non vibrano alla nostra stessa frequenza e quindi noi non riusciamo più a essere attratti o ad attrarci, non parlo solo fisicamente, parlo proprio magneticamente, e quindi molto spesso trovare altre persone, usiamo il termine evoluto, ma non è giusto perché non è che chi fa questo cammino è evoluto e gli altri no, trovare persone su un cammino simile a quello di crescita che si sta facendo non è sempre facile, perché è un cammino faticoso, è un cammino di risveglio, è un cammino che chiede di dire no a tante cose, no? E quindi non tutti fanno questa scelta, va benissimo, però questo poi che succede? Succede che chi invece la sta facendo ha delle difficoltà a trovare un potenziale compagno o una potenziale compagna, per tanti motivi, in primis perché le sue proprie scelte sono cambiate, ma magari prima gli stava bene una persona che indossava una maschera, adesso invece vuole una persona sincera. Prima magari gli stava bene una persona in un certo modo, oggi no, perché i suoi propri ideali, priorità sono cambiate. Nonché chiaramente è importante avere qualcuno con cui si possa condividere quello che si pensa. Io sono fautrice all'interno della coppia del rispetto totale, quindi se il tuo compagno o la tua compagna non fa il tuo cammino va bene uguale, purché condividiate quelle che sono le massime della vita. Cioè non, se io vado a fare un corso non è detto che il mio compagno debba venire con me, anzi come spesso vi dico il mio compagno di tarocchi, proprio per esempio, tanto per fare, con le leggi universali già col fatto che se le sente sempre dentro casa così inizia un minimo a essere interessato, però dei tarocchi per esempio non gli frega niente, però a livello come dire umano abbiamo gli stessi ideali, abbiamo le stesse convinzioni, quelle profonde di come si condivide la vita, l'altruismo, la generosità, il collaborare con gli altri, il provare ad avere fiducia nel prossimo, ecco questo sì, chiaramente poi nell'applicazione pratica lui lo fa in un modo, io lo faccio in un altro, questo va bene. Cioè secondo me è anzi proprio una delle chiavi, la differenza, l'importanza della differenza resta una delle chiavi di successo di una relazione. Quindi ecco, trovare una persona che sta facendo il vostro stesso cammino non è sempre facile, perché non ci si trova sulla strada, dovete immaginare proprio secondo me come un sentiero, magari voi siete qua e l'altra persona è qua, o addirittura è qua, o addirittura è qua, quindi bisogna avere fiducia e secondo me chiederlo bene all'universo. Abbiamo visto per esempio nel video tutorial le carte, o non so se, vabbè lo troverete comunque il video tutorial delle carte di Louise Hay, La vita ti ama, e lì trovate appunto mi apro all'amore, quindi una bella affermazione che potreste fare è sono pronta a trovare la persona giusta per me, mi apro all'amore di una persona che condivide i miei stessi ideali di vita. Dopodiché l'universo sa a che punto siamo molto meglio di quello
che pensiamo noi. Quindi magari apritevi e fidatevi. Non c'è una, come dire, congiura, non c'è un qualcosa che non ci fa trovare la persona giusta, ma anzi, la persona giusta c'è e ci aspetta, è che sono cambiate determinate priorità e quindi dobbiamo rivedere delle cose. Chiedere in questo modo la persona giusta e aprirsi all'amore è un buon modo per trovarla. Mi raccomando, fatemi sapere se trovate la persona giusta, perché l'amore nella propria vita è fondamentale. Trovare una persona con cui crescere insieme è bello, l'amore per se stessi in primis, l'amore verso qualcun altro ricambiato, un amore sano, è un qualcosa che accresce molto. Pina voleva chiedere se era possibile approfondire e conoscere meglio l'argomento della ruota dell'anno, perché le era tanto piaciuto il mio regalo che vi avevo fatto nella mail list col metodo di lettura della ruota dell'anno. Allora, del metodo di lettura vi metto sotto il link, e presto, dato che l'abbiamo già scritto ma lo devo ancora pubblicare, arriverà anche l'articolo della ruota dell'anno. Quindi sì, vi ho scritto un bell'articolo in cui vi spiego tutti i sabba maggiori, i sabba stagionali e tutto quanto. Dato che vi è piaciuto, è un argomento molto interessante, perché parla della ciclicità della vita, appunto, quindi non la vediamo più come una linea retta, ma la vediamo come un ciclo che si ripete, e quindi grazie alla domanda che mi avete posto lo approfondiremo. Quindi fate sempre domande che sono molto interessanti. L'ultima domanda di oggi ce la pone Rosalba e dice che ha ascoltato il video, quello tutto ciò che avreste voluto sapere sui tarocchi, non avete mai osato chiedere, che è domande e risposte numero 1, e dice che concorda pienamente, grazie, sono contenta. Però lei leggeva un libro in cui l'autrice scriveva che sotto vi posto il titolo del libro, si chiama Cartomanti si nasce. Secondo l'autrice, essere sensitivi è un talento naturale che è riservato sulle segni d'acqua, e lo spiccato talento dipende dal tema natale. Chi è meno dotato è perché ha una luna in terra, tipo Vergine, come nel suo caso, e quindi è troppo razionale e realistico. Troppo razionale e realistico, spesso timoroso nei confronti dell'invisibile. D'altro canto, però, ci si può lavorare e migliorare. Sinceramente, la cosa l'ha scoraggiata. E quindi la sua domanda è questa, appunto: ci sono persone che a causa del segno del tema natale non sono portate alla divinazione? Allora, la mia risposta è la seguente. E ho consultato la mia amica astrologa per rispondervi, proprio per capire se quello che era la mia risposta era comunque astrologicamente vero. Allora, lei mi ha spiegato che serve un tema natale completo, non basta, diciamo, la luna o una sola parte. È ovvio che i segni d'acqua, appunto, mi spiegava, sono particolarmente inclini alla parte delle emozioni, eccetera, e quindi possono essere più dotate, però anche là potrebbero esserci altri segni posti in pianeti e in punti del tema natale che in realtà rendono la persona o meno dotata o svogliata o disinteressata, così come altri segni possono invece avere magari delle difficoltà o meno doti iniziali e poi invece raggiungere ottimi livelli. Anche di questo io ne avevo già parlato, perché io credo fortemente che ho letto anche un libro che si chiama Numero uno si diventa, e mi è piaciuto molto, perché non credo appunto che si nasca e basta bravi. È vero, ci sono persone che hanno più doni a livello di intuizione eccetera di altri, ma se poi non li applicano, non si impegnano nel quotidiano, comunque sono doni che vanno un po' a restringersi, così come invece altre persone che comunque sono chiamate, poi se una persona proprio non gli interessa, non è portato, non gli interessa, e allora vabbè, è un po' come il calciatore, no? C'è quello che è il fenomeno e poi invece ci sta quello che gli piace, è bravino e ci si applica e alla fine magari va a giocare insieme. Serie A. Ecco, ho usato questa, diciamo, metafora a calcio, però il concetto è proprio quello, nel senso che sicuramente ci sono persone più portate, ci sono persone proprio che guardano le carte e gli parlano, ci sono persone che fanno più fatica, però vi posso dire che anche seguendo gli allievi della Tarot Academy, che ora peraltro riparte a gennaio-febbraio, dobbiamo decidere la data, e le iscrizioni apriranno a dicembre, ti posso garantire che il margine di miglioramento è immenso, cioè studiare come si deve i tarocchi
permette di raggiungere livelli che forse un tempo non era così, cioè nel senso magari a casa, che ha una tradizione come la mia, mia nonna scelse chi tra le nipoti aveva più inclinazione a questo. Però non è che le altre mie cugine non, come dire, non tocchino le carte. Magari c'è chi è più specializzata in altre tecniche di divinazione, c'è chi magari preferisce gli oracoli, c'è chi è più timida, magari di me, e non ci pensa proprio di fare un video su YouTube. Però questo non vuol dire che non siano portate. E abbiamo tutti temi natali differenti. Io ho una luna che, secondo appunto la mia amica astrologa, è proprio incline alla lettura di tarocchi, quindi in un certo senso confermo quello che dice la scrittrice di cui ci parla Rosalba. Però allo stesso tempo credo, come dice appunto la mia amica astrologa, che sia un complesso, cioè che vada visto nel complesso, quindi bisognerebbe chiedere a un'astrologa, in base al mio tema natale, secondo te sono portata alla divinazione, e vedere lei che risponde alla luce di tante cose. Detto questo, andrebbe anche visto la persona quanto ha voglia di applicarsi, perché io vi garantisco, e anzi, cioè magari molte di voi hanno già seguito la Tarot Academy con me, che dalla prima lezione all'ultima quanto siete migliorate, a prescindere da tutto, quello perché se c'è studio, c'è amore, c'è passione, c'è applicazione, e poi uno insomma lo fa. Poi c'è, ecco, pure proprio chi non è per niente portato, però forse neanche ci si approccia troppo, ecco. Quindi io credo che possa essere in parte vero la cosa del tema natale, ma che dal momento che è un'inclinazione naturale, già se Rosalba, nel tuo caso, che ti sei posta questa domanda e che sei nella Tarot Academy, che stai comunque studiando e tutto quanto, vuol dire che ti interessa. Magari non diventerai la cartomante più brava d'Italia, o forse sì, perché io ripeto che io credo che numeri uno si diventi e non ci si nasca necessariamente, però secondo me puoi raggiungere tutti gli obiettivi che ti prefiggi, a prescindere. Però sicuramente è vero che l'inclinazione è naturale, come per le ballerine che devono avere un certo tipo di fisico, magari no, tutto slanciato, eccetera, sia vero. Però poi sono certa che anche chi magari non ha quel determinato corpo possa danzare e diventare una ballerina fantastica, magari non dell'étoile, però ugualmente. Quindi ecco, sul punto vedo proprio due forze che si tirano tra di loro, quindi sicuramente un'inclinazione naturale, ripeto, perché ho amiche dotate, dotatissime, cioè si vede che hanno un dono, dicono che anche ce l'abbia, però insomma farsi essere autoreferenziali non è bello, però ho visto anche persone che, da che sembrava che fossero normalissime, non avevo visto chissà che dono, dopo aver studiato ora reggono e sono bravissime, e la loro intuizione sta migliorando molto. Perché? Perché comunque, siccome magari so che per leggere i tarocchi bisogna stimolare l'intuizione, ho stimolato la loro intuizione durante le lezioni della Tarot Academy, e quella si è stimolata, anche perché noi viviamo in una società dove l'intuizione generale, normale, non viene proprio stimolata, quindi già solo stimolando quella si fanno dei progressi enormi. Detto questo, come dicevo, secondo me una persona che ha, come dice la scrittrice, proprio pianeti completamente allineati in un modo tale per cui si è completamente disinteressati agli argomenti, probabilmente proprio non vede questo video, non fa questo discorso, non gliene può fregar di meno, quindi non lo so. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, perché comunque il domande e risposte è un salottino in cui noi ci confrontiamo sulle cose. Io dico la mia, voi dite la vostra. Il bello delle leggi della magia è appunto il dialogo, io lo amo tantissimo, e anche voi, perché ho visto che quasi sempre dai, riusciamo a fare discorsi anche difficili, anche delicati, come quando abbiamo parlato di Doreen che si è convertita al cristianesimo e ha rinnegato i tarocchi. Lo abbiamo fatto in dei modi molto educati, nel rispetto della netiquette, quindi sono sempre orgogliosissima di voi, e quindi fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate. Se hai altre domande, scrivile sotto nei commenti o scrivimele privatamente, così posso rispondere e nel prossimo video, quindi nel domande e risposte numero 7. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. Se non sei ancora iscritto al canale YouTube, fallo subito. E niente, al prossimo video. Ciao!